Buongiorno, buongiorno gruppo, ben trovati in questa nuova puntata di 7, ben rientrati dalle vacanze. Una puntata di 7 speciale, tra l'altro oggi è la puntata di 7, il 7 settembre alle 7:30, quindi abbiamo un'inflazione di 7, voi direte sì, ma settembre è il nono mese, sì, però si chiama settembre, chi siamo noi per contraddire i romani? Allora, a questo punto io farei entrare il mio compagno di colazione, il buon Mauro Baricca, e insieme andremo a presentare il grandissimo ospite di stamattina. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Prima colazione insieme, Vale. Prima colazione insieme, abbiamo già i primi saluti, andiamo a vedere chi ci sta salutando già in diretta. Ve lo dico subito e lo salutiamo Chiara Guizzetti, una fedelissima delle puntate di 7. Buongiorno, buongiorno Chiara. È una puntata strepitosa, secondo me, Mauro, e innanzitutto ben sveglio anche. Io non dormo da 3 giorni per questa puntata. Facciamo scorrere il gobbo, così vediamo chi è il personaggione che abbiamo oggi. Sì, il personaggio che abbiamo oggi è un personaggio davvero speciale, oltre a essere un amico è quello che vi dirò. Si chiama Andrea Moro, è professore di linguistica generale alla Scuola Universitaria Superiore IUS di Pavia, è visiting professor all'MIT e alla Harvard University, neuroscienziato, speaker, saggista, romanziere, un grandissimo personaggio. Con Ah, questa. e tra l'altro, chiedo scusa, Mauro, io sono suo accanito lettore. Questo è uno dei suoi libri. Senti un po', ma la chiudiamo qua la puntata, finita. Abbiamo Io già direi 20. che abbiamo detto tutto. Facciamo entrare Andrea? Lo facciamo entrare? Assolutamente. Vai. Oh, Andrea. Grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao, ciao Buonasera a Andrea, tutti. benvenuto. Io di solito vado a dormire a quest'ora. Faccio finta di non aver sentito la presentazione perché è chiaramente esagerata. Chi sta ascoltando sappia che li ho pagati e si sono comportati bene. Quindi va bene così. Benvenuto Andrea, benvenuto Andrea. So che hai dei colloqui oggi, per cui abbiamo il tempo è tiranno, staremo collegati solo fino a mezzogiorno, quindi io direi Le di partire. sono le selezioni degli studenti, quindi ci sarà qualcuno più emozionato di noi adesso da qualche parte. Ok, ci sono già 25 persone collegate in diretta, quindi ottimo, tanta gente che chiacchiera con noi. Valerio, partiamo con le domande all'esimio, all'esimio. Viene da completare in un altro modo, se dici. No, però è indubbio che Andrea sei uno dei massimi esperti del linguaggio. E so che potremmo parlarne per giorni. Ma in sintesi, spiegaci quali sono le caratteristiche principali del linguaggio e cosa dobbiamo tenere sempre in mente. Guarda, il linguaggio è uno degli oggetti più complessi che noi abbiamo la fortuna di osservare da sempre, cioè da quando c'è l'uomo. Per farti un esempio, che una volta mi aveva colpito di un vecchio professore americano, lui disse: il linguaggio è come il cielo. Il cielo gli esseri umani ce l'hanno sott'occhio da quando ci sono. E sul cielo tu puoi dire di tutto, puoi parlare di costellazioni, gravità, della posizione dell'uomo, eccetera. E in qualche senso il linguaggio è un cielo, cioè un altro universo. Tu col linguaggio puoi raccontare, convincere, insultare, scherzare, pregare, ordinare, cioè tutte le attività tipicamente umane le fai col linguaggio. Ovviamente, come col cielo, sul linguaggio si può dire di tutto e di più. Ci sono due poli che sono un po' come i due poli estremi nei quali oscilla il pendolo delle riflessioni. Da una parte c'è chi vuole che il linguaggio sia totalmente una convenzione, cioè così come i colori del semaforo, non c'è niente per cui il giallo sia giallo, poteva essere bianco. E così nel linguaggio ci sono degli aspetti convenzionali. C'è invece chi dice che il linguaggio è un'espressione naturale. Io tendo a dire che il linguaggio, seguendo una scuola che è nata negli anni 50, diciamo, quello che ha avuto un impatto più grosso sulla riflessione del linguaggio dell'umanità è un professore che si chiama Noam Chomsky. E per farla breve, immaginando invece che parlare di linguaggio, di parlare di un'altra cosa, di come mangiamo, tanto più o meno è l'ora in cui si fa colazione, no? Come fanno colazione in giro per il mondo le persone? Da noi cappuccino e brioche. Immagino che qualcuno abbia
cavallette banane, non lo so, insomma, però ci sono tante varietà, no? Noi ci sono delle popolazioni che mangiano solo insetti e popolazioni che mangiano altro, eccetera. Però il nostro stomaco e il nostro apparato digerente è preparato soltanto per un certo tipo di alimenti, cioè in questo momento, per quanto strano, non c'è nessuno al mondo che si fa un frullato di cherosene, cioè se lo fa, poi dopo lo racconta non tanto al cuoco, ma a qualcun altro. Ecco, la cosa che ho scoperta è che le grammatiche possono variare, come variano, ma che anche in quel caso, come col cibo, c'è un limite imposto dalla biologia. E quindi tutto quello che noi stiamo facendo come linguisti oggi è andare a caccia, prima in modo teorico, di questi che io una volta ho chiamato i confini di Babele, cioè il limite di variazione possibile, e poi, una volta che tu hai il modellino teorico, andare a frugare nel cervello per capire come si fa. Sai qual è una delle cose più belle? Che se tu riuscissi a rispondere a questa domanda, avresti anche una risposta a come fanno i bambini ad apprendere una cosa così complessa in 5 anni circa della loro vita come la grammatica di una lingua. Ecco, più o meno quello che secondo me è diciamo il fondamento delle caratteristiche del linguaggio è questa base biologica, che non è una novità in senso assoluto, perché appunto è un dibattito che c'è da quando c'è il pensiero umano, ma che per la prima volta è misurabile, sperimentabile, modellizzabile in modo matematico. Perfetto, ho perso tutti gli ascoltatori. No, abbiamo 50 persone in diretta in questo momento. Che sono tutti come me insonni e stanno ancora per andare a dormire, è vero? Esattamente. Grazie Andrea per questa domanda. Io adesso te ne faccio una un po' più tecnica, no? Per quanto riguarda l'interesse nostro, no? Tu sei uno studioso, noi degli imprenditori che si occupano di marketing e di comunicazione. Sì. Tu cosa ne pensi del linguaggio e dei modi di comunicare utilizzati nelle pubblicità e nelle promozioni, sia canali social che canali tradizionali? Questa è una domanda, anche questa molto bella, come capita spesso, faccio una premessa così autobiografica, non si dovrebbe mai, perché chi se ne frega. Facciamo. Io è vero che quello che faccio ora è di lavorare con dei neurochirurghi e con degli ingegneri elettronici e con dei matematici, lo faccio ormai da 25 anni, ma io sono laureato in lettere antiche. Cioè la mia formazione, anche se è stato un po' uno slalom tra le facoltà, se tra qualcuno di quelli che ci ascolta c'è qualche mio amico se lo ricorda, ne ho cambiate 4, poi un giorno vi spiego quali. Però la cosa interessante è che questa domanda che tu mi hai fatto, che è una domanda importantissima, praticamente la tua domanda è: quanto conta il linguaggio per convincere? Mm-hmm. Convincere è un atto importante, no? Allora questa se l'era posta anche Platone. Allora, la cosa interessante è che si scompone in 2 sottodomande. Da una parte l'operazione di convincimento si fa, diciamo, a livello stilistico, per esempio per la scelta delle parole. Io mi ricordo, io ho imparato tantissimo a vedere mia nonna, che era una commerciante, anche una sarta, ma era per aiutare la famiglia, lavorava nel commercio, a vedere come si faceva vendere in un negozio. Quando non c'era internet, ovviamente, mia nonna era nata nel 14, quando entrava il cliente, in 5 minuti lei si faceva un ritratto psicologico del cliente, non in modo subdolo, ma in modo onesto, tirando fuori al cliente quali fossero le sue vere esigenze. Vendevano articoli da regalo, se era un regalo per una coppia giovane, se era un regalo per un anniversario. Questa parte impone un livello culturale elevato, perché devi scegliere le parole giuste, il tono giusto. Come si fa a ottenerlo? E se tu volessi vendere un'automobile o vendere un appartamento, si fa aumentando il tuo livello di numero di parole, di cultura. Tipicamente non costa tanto, basta leggere dei buoni romanzi, vedere dei buoni film, interagire con gli altri, la scuola ha un'importanza sostanziale. Poi però voi direte, va bene, ma la parte biologica a cui alludevi tu, ci sono dei meccanismi interni. Allora lì la situazione si fa molto molto interessante. Da una parte c'è la lingua che tu utilizzi in modo inconsapevole, dall'altra ci sono le strutture linguistiche. Faccio un esempio. In italiano tutti sappiamo, tu puoi costruire una frase con un soggetto, un predicato, no? Tipo Gianni arriva. Gianni è il personaggio che si usa tipicamente quando fai gli esempi di linguistica, non c'è nessun Gianni che noi conosciamo, no? Tutte le lingue hanno John, Dani, Johan e noi abbiamo Gianni.
c'è un'operazione linguistica che si chiama focalizzazione. Come si fa a focalizzare? Ci sono due modi, per esempio, in italiano. Uno è dire è Gianni che arriva, non Maria. L'altro è quello di dire, invece che Gianni arriva, dire arriva Gianni. Tant'è vero che se fai l'operazione di prima, tu dici Gianni arriva, non Maria, ma dici arriva Gianni, non Maria. Ecco, questa cosa, chi parla e chi ascolta, non la percepisce consapevolmente. Allora sarebbe molto interessante, e lo è, analizzare il messaggio pubblicitario tenendo conto di quali sono le strutture che utilizzi. E questo è straordinariamente interessante perché scopri che nella maggior parte dei discorsi politici efficaci la manipolazione sintattica è molto elevata. Questo nel bene e nel male. Platone lo sapeva, lo discuteva. Dico nel bene e nel male perché la manipolazione linguistica può essere veramente uno strumento efficace e anche subdolo. Spesso nella politica viene utilizzato. Tipicamente nella politica, voi sapete, certe volte, per così dire, utilizzando un neologismo molto efficace, ci intortano, utilizzando parole che magari se ci fermiamo un istante e cerchiamo di definire non lo sappiamo. Faccio un esempio. Io ero abituato a utilizzare il verbo spread soltanto in America nella prima colazione, quando spalmavo il burro sulle fette biscottate, no? Spread the butter. Se però ti dicono votateci perché noi terremo d'occhio lo spread, ma cos'è? Certo, poi non lo sappiamo perché leggiamo i giornali, diciamo che è il differenziale rispetto a un altro di riferimento, eccetera, eccetera. Però anche questo ti fa capire che alle volte la parola misteriosa convince proprio perché ti lascia uno spazio di immaginazione che ti attira. L'altro appunto, quella politica, è che ci conviene imparare a capire come si smontano queste trappole verbali, perché nella storia sono state un problema. Due anni fa, mi sembra, o tre, è scaduto, adesso dico una cosa che forse la mattina è meno consueta, ma sono scaduti i diritti d'autore, per passaggio del tempo, del libro che ha venduto di più in Germania nel secolo scorso. No, Mein Kampf di Adolf Hitler. Se voi leggete l'introduzione di Mein Kampf, togliete i nomi dei posti che vengono nominati, che sono nomi tedeschi, e li sostituite con delle X, guardate che quel discorso potrebbe essere molto attuale. Questo vuol dire che la tua domanda è importante sia per chi vuole convincere in senso commerciale, sia per chi vuole convincere in senso politico. Cioè, in entrambi i casi conviene allenarci a costruire e smontare il linguaggio altrui, perché questo è il meccanismo ancora fondamentale per vincere. Ci dicono è vero che contano le immagini, ed è vero che contano le immagini, ma sotto sotto ci sono le parole. Le parole e il modo in cui le usi, corretto. Esattamente. Bello, davvero bello e affascinante. Tra l'altro aggiungo una cosa, chi è padrone di più parole è facile che sia padrone di quello che ne conosce meno. Esatto. Guarda, sai una cosa che io dico quando vado a fare qualche lezione ai licei, no? Ti dicono, magari per introdurci, quali sono le materie che preferite? E ti dicono matematica perché serve per questo, chimica perché serve per quell'altro, sacrosanto, verissimo. Senza la chimica, matematica e le scienze, c'è gente, per esempio, che non crede che siano efficaci i vaccini, ma noi non ne conosciamo. Io sono quello che va a vedere la fine del mondo perché la terra è piatta. Esatto, con me dietro con lo zaino, per prima o poi lo troveremo. C'è una cosa tra l'altro meravigliosa che è un'alternativa alla terra piatta, se volete poi ve la racconto, che è bellissima. Comunque, quella questione lì, perché è importante? Perché quando arrivi a lettere, appunto, a parlare della letteratura agli studenti, dici, ma perché è importante? Io dico, guardate, è importante anche semplicemente per non essere infinocchiati. Per dire al tuo datore di lavoro quello che vuoi come stipendio, quello che vuoi come lavoro, quello che vuoi al mondo, quello che vuoi ai tuoi genitori. Più parole hai, come diceva Valerio, più la tua tavolozza è ricca e più i quadri si fanno sofisticati. Quindi conviene saper parlare. Ma non è una cosa da ricchi. I libri sono tra le cose che costano meno. Uno spende volentieri 25 euro per una pizza e una birra il sabato sera, è lo stesso prezzo che a Guerra e Pace nelle edizioni economiche. Dicono, ah, ma no, sai, è caro, non lo prendo. Vabbè. Infatti c'è un commento anche che avvalora quello che tu hai detto. È sempre Chiara. Chiara che sta scrivendo, appunto, lo puoi leggere, Andrea, lo vedi. Quindi, allora. Sì. Ok.
Bene, tra l'altro continuiamo ad avere sempre 50 persone collegate, potete fare domande, questi non mollano, poi alla fine andiamo a prendere il caffè. E okay. Tutti ti salutano, ti riporto vari saluti che si stanno facendo nei commenti. Passerei alla prossima domanda, Mau. Vai con la prossima domanda. Allora, abbiamo già quasi sfiorato questo discorso e lo diciamo ancora. In un mondo globale, entriamo in contatto con persone di culture, razze, religioni diverse dalle nostre. Ci sono barriere linguistiche non indifferenti. Hai qualche suggerimento da darci in merito? Nello specifico, Andrea, molti imprenditori che sono collegati in questo momento magari hanno personale extracomunitario, culture diverse, religioni diverse, e questo potrebbe anche, no, secondo me, è utile una tua risposta. Sì, allora, diciamo, qui intanto ci sono le campane, non riesco a spegnervele, se le sentite, non sono dovute alla mia presenza, ovviamente, sono un inconveniente della diretta, se volete vi posso anche benedire in questo. Spero, insomma, magari io ho anche, vabbè. Dunque, allora, è una domanda centrale, non tanto da fare a un linguista, ma fare a qualsiasi persona, per un motivo essenziale. Prima di rispondere tecnicamente, vorrei cercare di porre l'accento su un fatto. Parlare una lingua, oltre che uno straordinario avvenimento biologico e psicologico, è anche una dichiarazione di appartenenza. Addirittura ci sono dei livelli di appartenenza che si riconoscono all'interno di una lingua. Pensate agli accenti. Chi mi sta ascoltando sente il mio accento. Se è nato a Pavia come me, si riconoscerà come vicino. Basta solo che sia nato a 50 km a nord o a est, che vedrà che l'accento è un pochino diverso. In questo senso mi riconosce come estraneo, pur sapendo che io sto parlando italiano. Immaginiamoci poi se si incontrano una persona di Palermo e una di Bolzano che riconoscono di avere due accenti fortemente diversi. L'accento quindi diventa anche un fatto che sottolinea l'idea che la lingua è un fenomeno di appartenenza. Lo sanno in tanti che i greci antichi, per identificare il diverso politicamente e socialmente, utilizzavano una specie di metafora linguistica. Siccome quando senti parlare una lingua che non è tua ti sembra che uno farfugli, tartagli, lo chiamavano barbaros, perché barbar sembrava un po' come barbar, non stai parlando bene. Il barbaro è quello che parla diverso da te. A maggior ragione, se tu incontri qualcuno che parla diverso da te, la prima cosa che vuoi fare, se vuoi fartelo amico, è fare due cose: non riconoscerlo come diverso o valorizzare la sua diversità. E valorizzare una diversità è la chiave che c'è sempre per fare amiche le persone, ma indipendentemente dalla lingua. Noi per fortuna non siamo tutti uguali, per fortuna abbiamo tutti dei difetti, uno diverso dall'altro, ma sono quelli che ci fanno poi alla fine voler bene, incuriosire, eccetera. Io nella controcopertina di un libro che avevo scritto, ho scritto che forse Babele non è una maledizione, forse Babele è un dono, forse tutte le differenze lo sono. Però questo, diciamo, è un discorso alto, morale o forse moralistico. In concreto, se tu hai un dipendente che parla un'altra lingua, la prima cosa che devi fare intanto magari è incuriosirti sulla sua lingua, chiedere a lui come si dice questa cosa che dici tu, e l'altra metterlo in condizione invece di conoscere il più possibile i termini chiave della tua lingua. Faccio un esempio: ho lavorato per 20 anni in un ospedale a Milano, al San Raffaele, dove abbiamo costruito l'università, eccetera. Ho incontrato tantissime persone che venivano, per esempio, dall'America Latina, moltissimi infermieri. C'è stato un periodo in cui gli italiani non producevano una parola assolutamente sbagliata, scusatemi, non formavano un numero sufficiente di infermieri, e quindi dovevamo chiamarli dall'estero, e ne sono venuti tantissimi dall'America Latina. Se sapessi la ricchezza che tu hai quando chiedi loro come si dice una cosa tua, o loro o li ascolti, magari perché ti parlano di un cibo, o magari anche di un sentimento, ne hai di ritorno il fatto che nasce un rispetto reciproco molto forte e un senso di appartenenza vicendevole. Quindi la cosa ideale è incuriosirsi all'altro e metterlo in condizione di imparare. Notate, molti di voi avranno avuto questa esperienza, che molti ragazzi di colore che girano nelle nostre città, che noi non riusciamo a assorbire nell'ambiente di lavoro,
secondo me semplicemente per una volontà politica, perché ci sarebbe lavoro per tutti, non solo sanno l'italiano, il loro dialetto africano e magari la lingua dei dominatori. Per esempio in Senegal tipicamente conosco una lingua africana, conosco il francese, conosco anche l'italiano e spesso anche il dialetto della città in cui vanno, perché da adulto, quando c'è il bisogno, sai, la lingua la prendi. Quindi secondo me è una cosa importante quella. Poi ovviamente ci sono anche delle situazioni più difficili, appunto. Io una cosa a cui tengo tantissimo, che però sta più o meno ormai emergendo, è che nel pronto soccorso italiani e in generale nelle cliniche tu hai bisogno di qualcuno che conosca le lingue, perché sai, se il sintomo è superficiale lo vedi, è un conto, ma quando devi iniziare a fare una diagnosi completa, devi conoscere la lingua. Poi ovviamente, come in epoca romana o in epoca alessandrina, abbiamo tutti questa specie di linguone globale che chiamiamo inglese, che se Shakespeare lo sapesse probabilmente riderebbe fino a domani mattina, perché l'inglese che parla la maggior parte di noi è un inglese semplificato, diciamocelo, non riesci tanto a cogliere le sfumature. Quindi sfrutti un po' la lingua comune, ti interessi all'altro e crei questo scambio, sapendo bene che la conoscenza della tua lingua è anche un sintomo di appartenenza. Ottimo, Andrea, bellissimo. Bellissimo. Passiamo allora alla prossima domanda, Andrea, che io faccio sempre le domande un po' più puntuali sul momento che stiamo vivendo, no? In questo momento stiamo vivendo una crisi senza precedenti, inaspettata, che nessuno di noi poteva prevedere, no? Molti modelli di business stanno cambiando. Tutti parlano di smart working, confondendolo con il telelavoro, in buona sostanza, e molti ne parlano come la nuova modalità di lavoro. Tu, che sei un linguista, che sai che cosa significa comunicare, che cosa significa essere in presenza piuttosto che essere in remoto, cosa pensi di del telelavoro, dello smart working, di quello che sta succedendo? Anche questa qui è una domanda centrale, che non può ammettere una risposta univoca e breve. Ci sono tante di cose da dire. La prima buffa l'hai sottolineata praticamente in modo implicito tu stesso: nel momento in cui tu dici smart working c'è un problema di traduzione, no? Come mai diciamo smart? Di solito noi smart in italiano lo utilizzavamo per i telefoni, gli smartphones, che erano intelligenti. Ora, sentirti dire che tu stai a casa, fai lavoro intelligente, allora tutti gli imbecilli che vanno a lavorare, dici, come poverini. No, è evidente, sì, come me, tra mezz'ora, come tantissimi altri, tutti praticamente. Allora, qui si tratta di capire che con smart work invece si intende questa storia del lavoro agile. Io non so valutare davvero qual è l'impatto in termini economici del lavoro a distanza. Penso banalmente, come tanti di noi che ci stanno ascoltando, che probabilmente se riuscissimo a fare una forma mista, chissà, forse avremmo meno macchine in giro, la tangenziale di Milano sarebbe come il grande raccordo anulare o certe altre strade, penso all'incrocio di Mestre, penso a quei punti che sono sempre un coagulo di automobili, magari sarebbero meno intasate, inquineremmo di meno, eccetera. Naturalmente però quello che tu sottintendi è che lavorare non è soltanto eseguire un compito in una celletta chiusa come un pollo che mangia il suo mangime e poi deposita l'uovo o ingrassa perché così diventa uno spiedo. Noi non siamo polli d'allevamento. E l'andare a lavorare, ricordatevi una cosa che mi piace sempre dire, chiesero una volta a Freud come si fa a sapere se una persona sta bene, e lui rispose questa cosa incredibilmente semplice, e come tutte le cose semplici rimangono impresse nella memoria: una persona sta bene quando ama e lavora serenamente. Ha scelto queste due cose qua. A me piace tantissimo, perché intanto perché sono scelte tra tante, secondo perché sono abbinate, terzo perché esprimono una creatività interiore, e ultima cosa, che è quella che, per cui l'ho citata, che per amare e per lavorare hai bisogno di qualcun altro, non puoi farlo da solo. Bellissimo. E questa cosa qui secondo me è molto molto importante. Quindi il telelavoro va bene se semplifica certe procedure, se ti evita, se tu devi compilare una tabella da solo in una stanza, che tu lo faccia a un metro dal tuo letto o a 30 km, evidentemente non c'è differenza, allora in quel caso va bene,
però non è scontato. Primo, che tutti i lavori siano soltanto il completamento di una tabella, anzi speriamo di no, perché sennò appunto vuol dire che il lavoro è sbagliato perché ti chiude. Secondo, non diamo per scontato che il lavoro è anche un contatto umano indipendente dal lavoro specifico, e lo si fa incontrandoti nel corridoio, lo si fa perché se guardi un collega a cui sei amico dico: oh, non hai dormito stanotte, che è successo? Oppure: ma sei ben contento, hai vinto la lotteria? Cioè, ci sono tutta una serie di relazioni che lo smart working evidentemente non può avere. Non parliamo in questo caso appunto dei docenti. Io insegno all'università, ma per me è più semplice, penso a tutti i docenti di scuola, penso alla fatica che potevo testimoniare direttamente, che ha fatto mia sorella Maria Elena per tenere per mantenere i contatti con i ragazzini che si trovavano improvvisamente anche loro isolati, magari in famiglie che non avevano mai aperto un computer in vita loro. Quindi ancora una volta bisogna raggiungere una consapevolezza politica e psicologica del fatto che abbiamo fatto questa grande prova generale, ma non è detto che dobbiamo convergere tutto e solo in quel modo lì, e che parte della vita è la bellezza di incontrare le persone, anche perché forse io mi ricordo una volta a quelli del TG1 mi chiesero un'analisi del linguaggio del Papa, e io risposi che l'analisi del linguaggio di una persona si fa solo se tu hai un campione sufficiente, puoi fare una statistica. Io non ce l'avevo, e come facevo a fare? Gli ho detto: facciamo una cosa, sceglietemi le 10 parole più frequenti del Papa e io vi commento quelle. Tra le 10 parole più frequenti del Papa, parlo di Francesco, ce n'era una che secondo me lascia anche voi stupiti, lasciò me molto stupito, ed era odore. Odore, dice, come mai il Papa deve, tra le sue 10 parole, perché lui diceva che la gente va amata a distanza di braccio, devi sentirne l'odore. Ecco, questa cosa mi è piaciuta molto, lo smart working l'odore non te lo fa sentire. Alcune volte, diciamoci la verità, è una fortuna. Però, diciamo, se le cose sono condotte a un livello normale, questo ti fa capire che siamo davvero degli animali da compagnia di noi stessi, insomma. Quindi direi amare, lavorare e annusare serenamente. E annusare serenamente, bellissimo questo. Tra l'altro noi siamo, io e Valerio, siamo notoriamente dei fautori della presenza, comunque, va bene? L'odore, no. No, hai ragione. Ah sì, anche per voi, quindi la questione della presenza non può essere vicariata da niente. Assolutamente no, ci sono delle cose nostro punto di vista che si possono fare da remoto, e noi per esempio siamo allocati in posti diversi, certo, anche nella nostra struttura, però incontrarsi fa la differenza. Poi voglio dire, certo che questa, la civiltà della connessione, che è una rivoluzione paragonabile a quella della stampa, noi in questo momento con chi ci ascolta siamo in tanti posti diversi ma ci vediamo, questo è una cosa bella, non è una cosa brutta. Il problema è che se io oggi potessi solo vedere voi con uno schermo, come mi è capitato per 2 mesi, alla fine della giornata non sarei tanto allegro. Esatto. Infatti noi stamattina siamo in 60 in questo momento. Buongiorno. Arriva, fanno commenti, continuate a commentare, noi le vostre domande le giriamo ad Andrea. Facciamone ancora una domanda, perché stiamo già andando, siamo già quasi alla mezz'ora, Valerio. Quindi questa Non ho le campane, ma ho un antifurto, spero non disturbi. No. La domanda è: tutti ci confrontiamo con altre persone. Chi fa impresa deve riuscire a coniugare la leadership motivazionale con la leadership direttiva. Come fare a non far sfociare le divergenze in conflitti? Domandona. Una domandona alla quale non ho alcun diritto di rispondere in modo privilegiato. Cioè, questa è una domanda essenziale, credo che ognuno possa dare la sua risposta, perché è una domanda che si basa fondamentalmente sull'esperienza. E siccome le esperienze sono diverse, tutti abbiamo titolo a rispondere a come si può evitare che non nascano i conflitti. Dunque, intanto una cosa però vorrei dirla: il conflitto di per sé non è negativo. Pensa a quando si cresce, no? Le bambine e i bambini crescono. Che cos'è l'adolescenza? L'adolescenza, se tu senti i genitori, ma anche nei nostri ricordi di adolescenti, è un momento tipico di enorme conflitto con la famiglia.
Perché è importante che il conflitto non venga spento, ma venga gestito? Perché quella è una prova del 9, prova generale, di come incontrare il mondo fuori. Fuori non c'hai mamma, papà, zie, cugini, che comunque vada poi alla fine un posto a tavola te lo trovano. Se ti comporti da deficiente, se sei un ladro, rischi un calcio nel sedere e non ti vedono più. Si spera, perché ci dovrebbe essere un livello di moralità. Quindi il conflitto può essere anche una palestra. Una palestra che tu, per esempio, in famiglia fai con l'ipotesi sostanziale che in fondo ti vogliono bene. Ci provi, litighi con papà, litighi con la mamma, con tuo fratello, ma alla fine non è come litigare con qualcun altro. Provi e vedi fino a dove puoi arrivare. Questo dovrebbe essere uno dei compiti dell'adolescenza che ti prepara per il mondo. Ora, un altro senso in cui il conflitto è interessante è che il conflitto di solito porta a un aggiustamento. E l'aggiustamento è un cambiamento. Io continuo a tenere nella mia memoria una frase di un mio amico psichiatra di tanti anni, che mi disse tanti anni fa, che disse che il nucleo di moltissime nevrosi, cioè di patologie anche gravi psicologiche, è la resistenza al cambiamento. Cioè tu continui a fare la stessa cosa, malgrado il cambiamento, malgrado le cose intorno cambino. Ma anche banalmente, continui a voler alzarti, alzarti presto quando per situazione di lavoro la tua compagna o il tuo compagno devono fare il contrario. Continui a voler mangiare solo verdura quando sai che magari va bene mangiare anche carboidrati e carne. Sono anche particolari minimi, oppure ci sono cose più grandi. Continui a voler vivere negli Stati Uniti quando capisci che in realtà il futuro magari si è spostato altrove. Il conflitto vuol dire mettere sul tavolo tutto quello che credi, sapendo che l'altro potrebbe non accettarlo, e insieme di cercare un compromesso. Voi sapete bene che la parola crisi, che è legata alla radice crino, è vero che nell'italiano la utilizziamo per dire un momento negativo in cui si soffre, ma fondamentalmente vuol dire scelta. E conflitto e crisi sono simili, quindi i conflitti sono utili per dare le scelte. Qual è però, nella tua domanda molto importante, perché non è soltanto che cosa ce ne facciamo dei conflitti, è come facciamo a utilizzarli. Guarda, paradossalmente è un po' simile alla risposta alla domanda prima di come fare se tu hai dei dipendenti o dei collaboratori che parlano un'altra lingua. La prima cosa è non banalizzare le esigenze altrui. Cioè, adesso tutti, figurati, io lavoro nel mondo delle neuroscienze, quindi questa parola qui ormai la trovi anche in omaggio nei Baci Perugina, non so se si possa dire, ma insomma, c'è questa storia dell'empatia, che semplicemente è una storia dell'immedesimarsi, del mettersi nei panni dell'altro. Però, io sono del parere che, e qui spero di non offendere nessuno, che nei rapporti umani esistano anche dei dislivelli di gerarchia. Faccio un esempio molto concreto. Quando abbiamo costruito la facoltà di psicologia a San Raffaele, che fu la prima facoltà dell'università che avevamo costruito, abbiamo insistito perché al primo anno gli studenti studiassero logica. Voi ve lo immaginate, quelli che si iscrivono a psicologia, che hanno un'attitudine immediata alla risoluzione dei problemi psicologici altrui, alla voglia di ascoltare, di parlare, di rendere felice chi per qualche motivo sta male. Se gli dici studiare logica, ti tira dietro il libro. Quindi nasce un conflitto con gli studenti che dicono: noi non vogliamo studiare logica, noi vogliamo studiare approccio terapeutico al paziente. A quel punto però la persona deve fidarsi, questo è il verbo magico. Può non farlo, può dire: non mi avete convinto, prendo e vado via. Ma non può continuamente insistere, c'è un livello entro il quale tu devi dire fidati. Se poi l'altro non si fida, pazienza. Ma se si fida, potrebbe essere che un conflitto non va risolto necessariamente cambiando, ma accettando di fare un percorso, per quanto indigesto, che però tu garantisci sulla tua esperienza, che ti porta a un salto di qualità e alla fine un salto di felicità, perché poi la qualità la misuri se stai meglio, no? Cioè non ci sono metriche etiche. Tu alla fine della giornata vuoi star meglio, alla fine in mezzo alla tua vita vuoi star meglio in generale,
e vuoi star meglio anche nel tuo lavoro, vuoi star meglio anche vendendo, e vuoi che anche chi prende da te, che sia un cliente o che sia uno studente, alla fine stia meglio. Quindi il conflitto è una chiave importante, però insieme al conflitto non dimentichiamoci che c'è anche la fiducia. E la fiducia, intanto la si conquista, però la si assegna. La fiducia vera non è dire tu sei bravo ma lo so perché, tu sei bravo e mi fido. E allora io fidandomi vado avanti. Ecco, questa è un po' la mia riflessione su questa domanda molto bella. Hai toccato un tema proprio centrale per noi, perché alla fine chi ha un'azienda, generalmente grande o piccola che sia, ha un organigramma, c'è una catena di comando, e quindi più sei in alto sull'organigramma e più devi padroneggiarla proprio, certo, la comunicazione. E è responsabilità di chi sta sopra comunicare, certo, con quelli sotto. Cioè, questo è... Certo, deve meritarselo, lo sappiamo tutti. Cioè, in una struttura gerarchica la mela marcia ha un effetto a cascata disastroso, perché se c'hai... Esatto. Uno scemo al vertice, ma il pesce punta sempre dalla testa. Esatto. Quindi anche questo ovviamente non è una ricetta univoca, però ci siamo intesi, cioè questa, certo, parte di, è come, guarda, questo di solito si riconosce nello sport, no? Se tu c'hai un allenatore e dice io voglio fare il tennista, però questo qui mi ha fatto fare le immersioni, cosa c'entra? C'entra perché lui magari ha capito che facendo l'immersione la tua capacità polmonare aumenta, resisti di più quando sei a una partita che dura 2 ore e mezza. Faccio un esempio, io non sono uno sportivo, si vede, e quindi probabilmente fuori luogo. Però capisci, nello sport lo si accetta. Bisogna imparare ad accettarlo anche in altri ambiti, quello dell'educazione di sicuro e probabilmente anche quello dell'impresa, secondo quanto voi sapete dettagliatamente analizzare nelle varie situazioni. Ottimo. Bene, siamo alle ultime 2 domande, Andrea, quindi il tempo corre veloce, te la faccio io la penultima, che è questa. Durante questa lunga crisi, che non è ancora finita, la comunicazione istituzionale, dal nostro punto di vista, non è un esempio e genera molta confusione, quindi ci riallacciamo alla domanda di prima, il discorso del vertice, come comunica con la base. Quindi diciamo che la comunicazione istituzionale fa un po' schifo. Quindi genera incertezze e frustrazioni, no? Tanta gente è nel panico, non tanto per la situazione, ma per quello che viene raccontato. Tu cosa ne pensi? Hai ragione su tutto. Direi che l'esempio dell'informazione durante la crisi, tuttora presente, del Covid-19, deve rimanere nei manuali di storia della comunicazione, perché esemplifica come si riesce a far male a vari livelli. Tanto comunque esemplifica il fatto che, per esempio, in questo paese alla fine in qualche modo, non dico ce l'abbiamo fatta, ma siamo riusciti a arginare la situazione. Noi non abbiamo capito benissimo, come, io non sono un virologo, quindi non vi parlerò minimamente di fatti medici. Qui mi devo fidare io dei virologi. Come si fa a scegliere il virologo di fiducia? Non lo so. Bisogna avere, però non voglio parlare di virologia, voglio mettere in evidenza 2 fatti, 3 fatti comunicativi che mi stanno a cuore. Primo, c'era evidentemente un conflitto di fonti. Noi questo conflitto di fonti non ce l'avevamo per caso, ce l'avevamo perché abbiamo una legge costituzionale che avvoca allo Stato le questioni di emergenza e una legge costituzionale che invece attribuisce alle regioni le questioni sanitarie. Questo contrasto tra emergenza controllata dall'alto e sanità controllata dal basso ha generato, utilizzando un francesismo, un casino dell'altro mondo, per cui la gente a un certo punto si è trovata ad avere documenti contrastanti. Primo, quindi una questione sociale che può generare confusione. Secondo, una questione tipicamente linguistica. 2 giorni fa un amico comune ha trovato sulla mia scrivania la mazzetta di fogli stampati con, come si chiamavano, le autorizzazioni per uscire di casa, come si chiamavano, le autocertificazioni. E mi fa, le butto, ho detto no, le ho tenute, perché qui ti fa vedere come per approssimazione si arrivava a quella giusta, ma continuando a sbagliare la parola. E la gente che le leggeva diceva, ma cosa c'è scritto qui? C'è scritto che posso uscire a 200 metri, ma se ho un motivo, se non ho un motivo. Questo, se qualcuno ci ascolta e che lavora nell'ambito della legge,
è tipico di tutte le leggi italiane, che sono, lo sappiamo, 10 volte più numerose di quelle francesi, e noi non è che ne abbiamo tutto questo bisogno. Perché? Perché noi tendiamo alla ridondanza e quindi spesso non solo alla ridondanza ma anche alla contraddizione, quindi c'è un fatto comunicativo che risulta anche dalla semplificazione linguistica. Tanti anni fa un mio maestro, che ora non c'è più, che era Tullio De Mauro, che è stato anche ministro dell'istruzione dell'università, fece una ricerca e un lavoro per conto di Enel per semplificare la bolletta. Non ci siamo ancora, ma se voi controllate le bollette degli anni 70 e quelle di oggi, sembra di passare da Guicciardini a che ne so io, a Beppe Severgnini. Cioè abbiamo comunque un salto stilistico, poi adesso si capisce di più. Questo è un intervento che va fatto. E poi da ultimo, l'ultima cosa che riguarda la comunicazione, io in questo punto spero che invece non ci sia nessun giornalista che ci ascolta, io ho smesso di sentire i telegiornali. Perché, ecco, siamo in due, io spero che siamo in tanti, perché il telegiornale, per una strana convinzione che secondo me è sbagliata, pensa che comunque la gente vada a caccia dell'incidente, dello scandalo, e va a finire che sceglie soltanto le informazioni negative, le enfatizza, quindi alla fine tu chiudi il telegiornale e ti viene voglia, non lo so, di tagliarti le vene. Esatto, di tagliarti le vene, ecco, quelle due vene che hai. No, perché, capisci, anche la questione dell'informazione, pensa che questa domanda qua, io ho avuto la fortuna in questi giorni di essere invitato a fare una serie di interviste in una, no scusa, una serie, di fare un'intervista dialogata con quella persona che ho nominato all'inizio, che è il mio maestro americano Noam Chomsky, e avevo preparato una serie di domande, e per il Festival della Letteratura di Mantova, tra le domande c'era: quant'è l'impatto della comunicazione nella crisi del Covid? Noam Chomsky ora vive in Arizona, per chi non lo conoscesse, lui è un grande attivista politico e sociale e Newton della linguistica contemporanea. Sai cosa mi ha risposto quando gli ho fatto questa domanda? Non chiedermela, perché non so rispondere, e se rispondo mi arrestano, perché negli Stati Uniti è successo di tutto, veramente di tutto, tant'è vero che adesso stanno cercando di recuperare, ma fanno fatica. L'informazione è stata gestita male, quindi riassumendo, l'informazione è un problema gerarchico di strutture, stilistico di scelta linguistica e poi anche di volontà politica, questo ad ogni livello. Noi in Italia abbiamo tutte le caratteristiche per far bene, quindi a tutti i livelli noi possiamo far bene, come anche in altri campi, tanto vale ricordarcelo. Bellissimo Andrea, un grande messaggio. Siamo all'ultima domanda che ti fa Valerio, che è la domanda di rito che facciamo. La domanda delle domande, qual è la domanda che ti vorresti sentire fare? Questa qua che tu fatto. Come svincolare? Oppure con zucchero o senza? Questo è perché vuol dire che è bello avere a che fare con voi, perché ascoltate, quindi anche qui lasciare la libertà all'altro di fare qualcosa è un riconoscimento che ti rimane dentro, non so, nel cervello, nel cuore, nella pancia, rimane dentro. Quindi è l'irvana delle domande questo. Che bello Andrea, che bello. Bene, bene, bene. Allora facciamo un piccolo spottone ad Andrea, perché innanzitutto seguitelo, perché Andrea è un grande divulgatore, oltre che un fine scrittore, scienziato, quindi seguitelo, perché vale la pena farlo. Valerio sta finendo il suo libro, lo legge per davvero, lo legge per davvero Andrea. Assolutamente, sì sì, tra l'altro faccio vedere a tutti, è con dedica a mio figlio, e ha scritto a Mattia, futuro scrittore, quindi da quel giorno lì gli ha dato un elemento in più per credere. Mi ha colpito tuo figlio, mi ha colpito, perché è interessante riconoscere queste attività. Sai, capita spessissimo, mi dicono voglio fare il calciatore. L'idea di poter voler scrivere è bello, è una cosa, magari non lo farà, ma soltanto il fatto di permettersi di dirlo, secondo me, quindi il regalo era mio. Io da piccolo volevo fare o il pompiere o il papa. Adesso ho capito che il pompiere non lo posso fare. Di papa sei il terzo in circolazione. In quindi...
Va bene. Ci sono, aspetta che ci sono delle domande, ancora le mettiamo. Seguire sì. Andrea, perché è una grande persona, non so chi è dicendo. È mia mamma. Mamma. No, grazie, sono 1,65, non arrivo a tanto. E poi c'è un'altra domanda di un altro utente che dice seguirlo dove? Su internet, seguirlo con interventi. Sì, a me piace, io hai ragione, grazie a chi mi dice seguirlo dove. Che poi dove è una bella domanda ambigua, perché in quale direzione, allora non lo so. Inquietante. In quale contesto. A me piace molto... andare a parlare delle mie cose nei luoghi pubblici, che sono i festival, le scuole anche. Mi piace tantissimo andare nelle scuole, perché gli studenti ti ascoltano, e i colleghi che insegnano nella scuola non hanno teoria da difendere come tanti colleghi universitari, quindi è più facile che ti ascoltino, e se sai ascoltare tu loro torni arricchito. E il romanzo che ha fatto vedere Valerio così gentilmente è stato un altro tentativo per me di raggiungere, perché il romanzo in realtà parla delle cose che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato oggi insieme. Avevo voglia di raggiungere un tipo di pubblico che non fosse solo accademico. Mi sono inventato una storia, vera e propria storia d'amore, con fughe, trappole, eccetera, che però avesse come filigrana i temi del linguaggio. Bellissimo. Mi piace incontrare gli altri, come a voi d'altronde, infatti ci siamo trovati bene. Sì, infatti Il segreto di Pietramala, che è appunto il titolo del libro, posso testimoniare che riassume tutto quello che ci stai dicendo, ma proprio anche a livello di poesia linguistica, perché io trovo in quello che, in come parli, oltre in quello che dici, una poesia che ho ritrovato anche nel libro. Grazie. Bene, grazie. Ragazzi, io direi, sono passati 48 minuti, 47 minuti, sono volati. Secondo me è stata una puntata bellissima, non so voi cosa ne pensate. Ormai di sicuro, non so per voi e per gli altri. Ringraziamo tutte le persone che sono state in diretta, che sono state numerosissime. Valerio, ricordiamo che le nostre puntate continueranno quando, man mano che scopriamo i personaggi che ci interessa far conoscere al nostro pubblico. Ricordiamo a tutti l'appuntamento di domani, Andrea. No, Andrea, Valerio, scusa. Sì, io però, no, ricordalo tu. Allora, domani abbiamo una sessione di allenamento di The Club con Giulia Bezzi, un argomento molto interessante che ha a che fare col SEO, quindi con le ricerche e più in generale un altro degli strumenti linguistici, se vogliamo, che è il sito, quindi le nostre parole nel web. E quindi l'appuntamento è per i partecipanti del gruppo di Palestra di Imprese, del gruppo di The Club, a domani mattina alle ore 9. Benissimo, 4 ore con Giulia Bezzi. Adesso noi ringraziamo Andrea, lo lasciamo andare alle sue selezioni degli studenti. Ringraziamo tutti voi di aver partecipato a questa puntata. Vi ricordiamo sempre che il nostro mantra, Valerio, è... Alzati e fattura. Ok. Hashtag alzati e fattura. Andrea, grazie mille. Grazie a voi, davvero grazie per le domande, l'interazione. Adesso ho voglia di vedervi di persona, quindi... Va bene, organizziamo. Saluto a tutti, buona giornata, grazie. E buona settimana. Ciao, ciao, ciao. Ciao.